Sì, c'è scritto sui muri e c'è scritto anche nel mio braccio. Devo ringraziare Paolo Parisi, il mio amico, che la mattina dopo l'incendio mi ha scritto questa frase, e da questa frase che abbiamo deciso di ripartire. È stato il punto cardine della nostra riapertura, anche se per poco, però appunto cercheremo di portare questo sogno che non si è spento.